Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su MLB The Show 2022 con Elettra Lamborghini. Per qualche motivo intervistata qua, qua si fa chiamare Rachel Balkovec, ma Elettra, ma non ci interessa, Elettra Lamborghini, per carità, bella ragazza, ma non ci interessa in questo contesto. Batting cage, T-Drills, Drilla e poi squilla. Allora, sono raddoppiate il guadagno di performance su clutch hitting contact drag bunting. Vabbè, ok. Va bene. Ok. Va bene signori, siamo contro i biscotti, torniamo a giocarci contro i biscotti di Montgomery. Siamo primo inning. Ok, e la mannaggia. Siamo calmi, non è successo niente, limitiamo i danni. Però come non detto, qua vedo già robe. Vai. E niente. E già fatto punto. Benissimo, signori. Allora. Make solid contact, driving a run, power swing, solid contact. Contatto solido. Solido. Dobbiamo fare contatto solido. Bello! Avete visto il contatto solido che è? Nangia. Vabbè. Ci abbiamo provato. Di nuovo. Cerchiamo di essere solidi. Solido. E Nangia. Niente. 0-1. Very early addirittura. Solido. Nai, 0-2 era ball. Carmen, il collegio non è mai stato. Ma perché non riesco? Mi sembrano sempre centrali. Non riesco a leggerle mai. Mi sembrano sempre centrali. Ok, 1-0. Dai, sulla palla, concentrati sulla palla. Oh, perché ti donno questa prospettiva? 1-1, calma. Stiamo molto calmi. Ecco, questa mi sembrava come le altre che andavano giù, invece questa non è andata giù. Non ho capito. Mi sembra. No, io non. Vabbè, niente. Qua la vision è andata a fanculo qua oggi. Vabbè, scusate la parolaccia. Vabbè, e niente. Tua, seriamente tua. A posto, dai. Dai. Dai, signori. Siamo avanti 5-3, però, alla fine, eh. Niente, porca miseria, 0-1. Mi si è alzato abbastanza, non riesco più. E 0-2. Porca miseria, va bene, calma. Siamo calmi. 1-2. Dai. Andiamo a recuperare qualcosa. Division. 2-2. Ok. Vabbè. Ok. Ma che. Niente. Però abbiamo vinto. Bene, abbiamo vinto. Benissimo. Avanziamo. Play TV che stavano addirittura regressed. Sono regredito addirittura. Vabbè, comunque. Andiamo.
Andiamo. È alla battuta. Advance runner, driving a run. Advance runner. Giochiamo di squadra. Non sto metà a giocare di squadra. And Sunshine 0-1, niente, too early. Uno. Ok. Calmi. Ah, 1-2, poi questo tira pianissimo, 75 miglia pianissimo. Mi confonde peggio. Ok. 2-2. Dai. Con la calma. Niente! Dance Runner non è... funzionato. E andiamo a ricezione. Riceviamo. In ricezione. Tua, serenamente. A posto, signori. Ora, di nuovo ricezione. Dai. Ah, tranquillone. A posto, signori. E anche questo è andato. Poi... prossima adesso in battuta. Porca miseria, però già due eliminati e devo... vabbè. No, era bolle 0-1. Vabbè. Calma. Sì. Vabbè. Tanto per... faccio una corsa tanto per sfizio, ma perché, vabbè. Niente. Di nuovo ricezione, quinto inning. Dai. Serenamente tua, signori. E anche questa va bene. Poi metà. Niente. Attenzione, non pensavo, e invece home run, signori, del nostro metà, home run del nostro metà, e andiamo sul 4-1, se non mi sbaglio. Vabbè, 4-2 perché hanno fatto il punto loro. Difficoltà incrementata, siamo già veterano, di già veterano siamo, anzi ho veterano più. E sembra il nome di un pollo. Veterano più. Buono per il brodo. L'arbitro. Vabbè, solito raggio nel filini. Va bene, 0-2. Infatti, Avicio mi ha dato più. Perché in effetti la palla era fuori. Vabbè, comunque. 1-2. Dai. La Sunshine, porca miseria, niente signori. Ok, qua ci siamo, però ci siamo. Ok, porca miseria, niente, non mi sa che poteva prenderla lui, ma vabbè, però non si stava muovendo, che devo fare? E ci va lui. Metà, se vede che gli altri non intervengono, interviene lui. Metà, pronto? A posto. Dai che... Subito! Mannaggia a te! Sei in tutta... ci hanno pure pareggiata, lo vedi? Vedi che ci hanno pure pareggiato. Siamo al decimo inning. Extra inning, signori. Inning extra. Relay.
Posto. Va bene. E ora. Battuta con l'extra inning rule. Advance runner. Advance runner. Ok. Io. Niente, non bunt, che bunt va bene. Io devo fare, non fa bunt. Sì, però dai, arbitro, ma che cosa? Ah, va bene. Va bene. Cosa? Perché strikeout? Ma chi l'ha presa? Ma che cazzo stai dicendo? Perché strikeout? Vabbè, abbiamo vinto, però perché la strikeout? Ma chi? Ma l'avevo presa! E più che. Magari non mi dai la. Non, ok, è andato in foul. È un foul, non è. Questo non l'ho capita. Cioè, che lo sappia, cioè, è così bunt, ma comunque, come fosse una battuta in foul. Una battuta in foul, dopo due strike, non dà lo strike out alla battuta in foul. Perché il bunt sì? Cioè, è una regola... grazie! Dico, è una regola specifica del bunt, cioè, se vedi sul bunt anche il foul è comunque uno strike, quindi... Bunt su due strike sul secondo, cioè con due strike se in foul contro comporta, aspetta, torna, non facciamo stronzate. Dico, anche il bunt sul con due strike se va in foul comporta eliminazione, non lo so, io chiedo qua numi a chi magari ne sa più di me nei commenti, questa è una cosa che non, cioè, tanto noi avanziamo alla seconda base, le basi sono piene, le basi sono piene, ok, vai, score, e l'abbiamo fatto il puntino, e Ale. Ora, ecco, ecco, per esempio, secondo me, in una partita continuata, ogni battuta, ogni cosa, ci serve più tensione. Adesso se... No. Ecco, lancio di là. Che mi sono confuso, io mi confondo sempre con le basi. Il cerchio mi sembra la terza base invece la prima, perché sono confuso con la visuale dal mio giocatore. Vabbè. Vabbè, comunque, intanto vai, che cosa? È valida, è una valida, avanti, poi andiamo di qua. No, ciao. La doppia. Ci hanno fatto la doppia. Però alla fine 4-0 però per noi. Bene così. Le Beloxi. Beloxi Beloxi. Dalla in casa base, grandissimo stronzo. Vabbè, vabbè. Comunque, dai. Del 1. Poi andiamo. Che bruttezza. Che bruttezza di battuta, va bene lo stesso. Va bene uguale.
Ora, ecco, ah, questo è come stavo dimenticando. Dicevo, anche quando battono gli altri, ora c'è meno tensione, nel senso, io questa sintesi so che se sto vedendo una fase di ricezione, so che è un'azione in quale il loro battitore batterà la palla e dovrò andarla a prendere. Se invece faccio tutto continuato, c'ho sempre l'attenzione, la prende, non la prende, strike, e devo stare sempre sul chi va là, diciamo. Per questo dico, secondo me, Edo, penso che proverò a portarlo, lo proverò a portare su Twitch. Vabbè, niente. Io l'altro show provo a portarlo su Twitch, però con le partite intere. Secondo me è meglio. Secondo me c'è meglio se c'è una. Sono più coinvolgenti. No, secondo me. Poi non lo so. Comunque, tanto, ti facciamo questa che penso potrebbe essere l'ultima partita di questa puntata. E quindi. Dai. Contact suite, swing per far avanzare. Va bene. Contact swing, dai. Io sono scemo. Era straball. Vabbè. 0-1. Felix Paulino. Felix Paulino. No, scusate. E niente. La prende al volo. E ho fatto contact swing. Tu avanzare. Niente. Vabbè. E ci ho provato. Va bene. Va bene. Ma questa sembra che stesse scendendo sotto la zona di strike. Niente. Ma quando le palle, queste curve che vanno a scendere, non riesco a leggerle bene. Cioè, gli lanci sull'asse X, tutto sommato, riesco a leggere bene. E sono quelli sull'asse Y, quelle che c'ho problemi. Legge traiettorie, quelle che si abbassano, e forse anche quelle alte, quindi più quelle basse. I lanci quelli delle curve, quelle si abbassano, quelle, porca miseria, non riesco a leggerle. 3-2, dai, division, andiamo division on deck Drew Maggi per battere. E niente. Niente da fare. Un uomo in un punto l'ha fatto. Binox ne ha fatti 5. Ma oddio, questa stagione siamo fortissimi. Questa stagione. Binox è fortissima. È fortissima. E niente, porca miseria. Vabbè, va bene. Dai. Dai. Te che ci sono? Dai, che tua. A posto. Mamma, guantone sotto. Guantone sotto. Volevi. Quella è un'altra cosa. Vabbè, scusate. Dai. Dai. No. Bella. E la fielding. La fielding è sempre la fielding. Avanti. Siamo sesto inning. Alla battuta. Array 0-1. Va bene. Bene. Oh, the sunshine, stavolta ho verso un basso. Va bene, calma. Uno, due. Va bene. Va bene.
Niente, vabbè. Va bene, va bene. Dai, dai, siamo settimo inning. Ok. Vai. Vuoi darla in casa base? Naggia voi. No, oh, il premo X per darla in casa base. Lo dà un altro. La palla finisce. Un altro che proprio se la tiene, se la guarda. Così. Sta lì. Prende la palla, poi se la guarda. La palla. Bella palla. È bianca. No, vabbè, non fa. Ragazzi, ci hanno pure superato, lo vedi? Ci hanno anche superato adesso. 1-0. Dai, dai. Dai, dai. Ma perché ho girato la mazza? Perché? Perché? Perché non lo fai? 2-1. Poi andiamo. Vai, vai. E niente. Niente. Niente da fare, niente da fare. Finisce così, si perde questa, la si perde, la si perde. Pazienza. Signori, io direi che se adesso al rientro succede qualcosa di particolare, potremmo... Tranquilla, che succede? Pitching item, pitching perk. Ma intanto ho già cose, c'ho già cose belle, quindi va bene così. Qua non avanzo niente, va benissimo. Penso non succede nulla di particolare, noi siamo sempre qui. Benissimo, signori, detto questo, direi possiamo fermarci qui e darci appuntamento alla prossima.